Possiamo riprendere. Allora, quanti di voi hanno provato a mettere in ordine le funzioni? Possiamo farlo adesso. Date un'occhiata e ditemi qual è la prima funzione. Le avete almeno copiate? Va bene. Allora possiamo arrivare alle soluzioni. Qual è la più piccola, quella che cresce più lentamente delle funzioni che avevamo visto nella pagina precedente? La risposta è 1 su x. Poi abbiamo il logaritmo di x e il logaritmo in base 2 di x che crescono esattamente allo stesso modo. Perché tutti i logaritmi crescono allo stesso modo. Se io moltiplico per una costante un logaritmo, posso passare da una base all'altra. Quindi tutti i logaritmi crescono allo stesso modo. X più seno di x, x più qualcosa di più piccolo di b di x, una costante più x, tutti quanti crescono, sono teta di x, crescono come x. Perché se io ho una funzione che cresce meno di x più x, quella funzione cresce come x. X logaritmo di x è il passo successivo delle funzioni che crescono in fretta. X logaritmo di x al quadrato, se volete. X ha un qualche esponente maggiore di A questo punto abbiamo questa funzione, perché questa funzione cresce come x alla 21, tutti gli altri termini sono più piccoli, e alla x, e il campione è x alla x. X alla x cresce più di e alla x, cresce più in fretta di e alla x. E non ho Google per farvelo vedere, però mi aspettavo che sarebbe stato un problema e quindi avevo fatto il plot prima di venire. Scusate, può chiudere la porta, per favore, grazie. Allora, vediamo un approccio pratico al calcolo, se volete, della complessità. Da praticoni noi dividiamo una serie di classi di problemi. Abbiamo i problemi logaritmici, lineari, logaritmico lineare, log linear, quadratici, cubici, esponenziali e ci sarebbe ancora la classe che cresce ancora più di un esponenziale, che era x alla x. Ma diciamo che queste sono le grosse classi di cui noi ci occupiamo. Ripeto, questo è un approccio riduttivo da praticoni, è un approccio da ingegneri. Un matematico distinguerebbe una funzione che cresce come n quadro da una che cresce come n alla 2.23. Noi non lo facciamo. La cosa che è importante vedere e la cosa di cui dobbiamo renderci conto subito è che cosa vuol dire la complessità. Allora, prendiamo alcune di queste complessità. Immaginiamoci che venga eseguita un'istruzione ogni microsecondo. E vediamo quanto tempo effettivamente è necessario per eseguire il nostro algoritmo. Allora, questi sono una serie, poi devo comprarmi un filo perché sto scomodissimo, ma allora, questi sono dei blocchetti, questa tabella deve essere vista come composta da 8 blocchi. Gli 8 blocchi corrispondono a diversi, 7 blocchi corrispondono a diversi valori di dimensioni del problema e il primo ci dà la formula. Allora vediamo che se il tempo è costante e io ho n dati,
la formuletta è logaritmo di n, è o grande di 1, eccetera. Allora, guardiamo quando il mio problema ha 10 dati, la dimensione del mio problema è 10, e vediamo un po' quanto tempo impiego. Allora, se il mio algoritmo richiede, ha una complessità costante vuol dire o grande di 1, o grande di 1 è il sogno, è quello che più di tutti io vorrei. O grande di 1 vuol dire che il tempo che impiego a fare un'operazione non dipende dalla dimensione del problema. Allora, se il tempo è richiesto è o grande di 1, il mio problema è 10 elementi, impiego un millisecondo. Grazie. Se è logaritmico impiegherò 3,3, se è lineare 10 millisecondi, n log n 33, quadratico 10 al quadrato, cubico 10 al cubo, esponenziale 1024. Allora, guardate come al crescere delle dimensioni del problema questi tempi crescono. Allora, mi basta già vedere che se invece di avere 10 elementi io ne ho 100, 10 alla seconda, il tempo che io impiego in pochissimo tempo raggiunge dimensioni assolutamente non trattabili. Ci vuole veramente poco, scrivendo un algoritmo malamente, se la complessità è elevata, ci vuole veramente poco per impiegare, per arrivare a tempi di esecuzione che non sono sostenibili. Guardate che bastano 100 elementi e il mio algoritmo esponenziale richiede qualcosa come 10 alla 17 anni. L'algoritmo cubico richiede un secondo, però se ho 1000 elementi richiede 16 minuti. Allora, 16 minuti può non sembrare tanto con 1000 elementi, ma immaginate che il tempo richiesto per ordinare i dati in un menu a tendina. Allora, io scrivo il mio algoritmo di ordinamento, lo faccio in un corso di informatica, e scrivo un algoritmo cubico, di complessità n cubo. Lo provo con 10 elementi, istantaneo, sono contento, lo uso da qualche parte, e tutte le volte che l'utente preme un tasto deve aspettare 16 minuti perché gli compaia il menu a tendina. E quando i dati diventano 10 alla quarta, vi rendete conto che i minuti diventano giorni, i secondi diventano minuti, eccetera. Quindi ci vuole veramente poco perché il problema sia di fatto intrattabile. Io non sono in grado, posso considerare il problema come non risolvibile. Da un punto di vista matematico è sempre risolvibile, certo, però 31.000 anni può sembrare una cifra eccessiva. Per cui per un ingegnere quello è non risolvibile, per un matematico no. Allora, domanda per vedere se fino a qui mi avete seguito nonostante la lunga pausa caffè. Allora, complessità o grande di n quadro e complessità, la o la metto in tutte e due o la metto in uno solo. Allora, complessità di o grande di n quadro o grande di 2 alla n. Qual è peggiore come complessità? Quale sono meno contento come algoritmo? Quale dei due algoritmi mi sembra funzionare meglio? È meglio n quadro o 2 alla n? Qui ho una risposta giusta, sussurrata, qualcun altro? Qual è meglio?
n quadro. N quadro è sicuramente una complessità che mi va meglio, perché n quadro è 2 alla n, non posso farvelo vedere, ma n quadro sale molto più lentamente di 2 alla n. Con 100, io faccio una prova, con 100 elementi, il mio algoritmo fu impiega 10 secondi e il mio algoritmo bar, che ha una complessità maggiore, ne impiega 4. Poi metto 1000 elementi e il mio algoritmo fu ne impiega 12 e il mio algoritmo bar 4,5. È possibile? Allora, tre possibili risposte, sì, no, non so. Chi è per il sì? Chi è per il no? E gli altri li do per default sul non so. Allora, sì, è possibile perché vi ho detto che questa è una notazione asintotica. Noi stiamo parlando di che cosa succede dall'algoritmo da un certo punto in avanti. Se io so quanti sono, qual è la dimensione del problema che devo affrontare col mio algoritmo, non uso la notazione asintotica, uso un cronometro per scegliere quale usare. Se io so quanti sono i dati di ingresso, non ho bisogno di fare un'analisi analitica del problema. Vado a vedere qual è l'algoritmo che funziona meglio. E l'analisi asintotica non mi dice nulla se i dati sono pochi. Allora, 1000 tendenzialmente è poco. Esistono problemi per cui 1000 non è poco, però per la maggior parte dei problemi che ci troviamo ad affrontare in questo corso, ad esempio, 1000 tutto sommato è poco come numero di elementi di ingresso. Quindi il fatto che con 1000 elementi sia molto molto meglio usare un algoritmo che ha una complessità superiore è perfettamente possibile. Oserei dire di più, è probabile. Perché quando i dati d'ingresso sono pochi, gli algoritmi più brutti, gli algoritmi che hanno una complessità maggiore, molto spesso funzionano meglio. Per cui talvolta capita di vedere degli approcci molto molto ben fatti che man mano spezzano il problema in blocchi sempre più piccoli e quando il blocco diventa abbastanza piccolo lo affrontano con un algoritmo che ha una complessità altissima, che però sul blocco piccolo funziona bene. Allora, vediamo come determinare in modo approssimato, in modo veloce. Quello che vogliamo fare è capire la complessità e poter calcolare la notazione o grande in fretta e poterla provare. Allora, ci sono solitamente noi non abbiamo bisogno di calcolare in modo analitico il tempo richiesto da un algoritmo, ma guardando come funziona l'algoritmo, applicando qualcosa come 5 semplici regole, riusciamo a capire più o meno qual è la complessità dell'algoritmo. Regola 1. Ogni operazione elementare usa un tempo di calcolo costante. Allora, costante nell'analisi di complessità si dice o grande di 1. Non sto parlando della chiamata a una funzione, o meglio, non sto parlando della chiamata a qualsiasi funzione, sto parlando della chiamata a alcune funzioni. Ad esempio, la printf posso pensare che usa un tempo che è o grande di 1. Forse dipenderà dal numero di caratteri della stringa d'ingresso se vado a fare il fine, ma con la dimensione del problema questo solitamente non c'entra. Quindi una funzione di qualche tipo, qualsiasi tipo, richiede un tempo costante. Una somma, uno shift, una printf, il calcolo di un logaritmo. Queste funzioni qui le posso considerare tutte costanti e quindi o grandi di 1. La regola 2 è praticamente la regola 1 bis e ci dice che la differenza di tempo dell'esecuzione di funzioni elementari la posso assolutamente trascurare. È qualcosa che non mi riguarda nell'analisi di complessità. Se ho davanti a me un branch, se ho un if, se l'esecuzione può proseguire di qua o di là e io devo calcolare la complessità, scelgo il ramo che pesa di più, scelgo il ramo più complesso.
perché comunque sto cercando di calcolare il limite superiore, quindi tutto sommato se posso scegliere fra due strade scelgo quella più faticosa da percorrere. Se io ho una sequenza di operazioni, la somma di queste operazioni avrà una complessità pari alla più grande delle operazioni coinvolte. Ad esempio, se F è o grande di n quadro e G è o grande di n cubo, la somma sarà o grande di n cubo. Quindi quando io faccio una somma, butto via tutti i termini, tutte le complessità tranne quella maggiore. Ultima regola, il prodotto. Allora, se due processi sono costruiti in modo che uno dei processi è ripetuto un certo numero di volte, allora la complessità generale è pari al prodotto delle complessità dei due processi. È più semplice vederlo con un esempio. Immaginiamo di dover fare una qualche operazione per ogni elemento di una matrice. Allora, la qualche operazione avrà o grande di 1, il ciclo lo devo ripetere per n quadro volte, perché devo farlo per ogni elemento della matrice, e quindi alla fine la mia funzione avrà una complessità pari al prodotto di n quadro per 1. E questo lo vediamo chiaramente nei cicli annidati. Ad esempio, immaginate di dover calcolare la complessità di questo ciclo. Qual è la complessità di questo ciclo? Beh, noi possiamo dire che sommare 1 alla variabile zap è un'operazione elementare, quindi è una complessità unitaria. A questo punto io ho un'operazione che ha complessità costante o grande di 1 che viene ripetuta in un ciclo che ha complessità o grande di n. Quindi la complessità risultante sarà o grande di n per 1. Quindi quel blocchetto lì avrà complessità o grande di n. Ripeto lo stesso ragionamento per il ciclo esterno. Io ho un blocchetto che ha complessità o grande di n all'interno di un'operazione che ha complessità o grande di n, e il risultato finale è complessità di n quadro. Quindi se io voglio capire qual è la complessità di quelle poche righe di codice, quelle poche righe di codice hanno una complessità che è o grande di n quadro. Cosa vuol dire? Che tralasciando l'inizializzazione, perché noi pensiamo da un certo punto in avanti, quando il problema è abbastanza grande, se il problema aumenta di 10 volte, il tempo aumenta di 100, più o meno, a spanne. Questa è l'idea. Quindi il tempo aumenta come il quadrato della dimensione del problema. La complessità dell'algoritmo è o grande di n quadro. La cosa importante è che quando noi facciamo un'analisi di complessità, la cosa più importante per guardare il tempo sono i cicli annidati. Non è la lunghezza del codice, sono i cicli annidati, i cicli dentro i cicli. Quello che mi fa la differenza quando io ho un programma e voglio calcolare i suoi tempi di esecuzione, quello che vado a vedere sono i cicli dentro i cicli. Vediamo un esempio un po' più complicato, in cui ho un ciclo dentro un ciclo, però il ciclo interno viene eseguito un numero di volte che dipende dal ciclo esterno. È situazione estremamente comune in tutti i programmi, in tutti gli algoritmi che ci possiamo trovare a fare. Ad esempio, il ciclo interno parte da T e arriva fino a N, il che vuol dire che viene eseguito n-t volte. Allora, se noi proviamo a scrivere il tempo, la funzione che calcola il tempo, vediamo che iniziamo a fare una sommatoria di n-t per t che va da 0 a n-1. Questa si può alla fine semplificare con alcuni
semplici passaggi matematici che lascio per esercizio all'ascoltatore, questa si chiama una dimostrazione per intimidazione. Comunque, usando un semplice passaggio, si vede che il tempo è n quadro meno n mezzi, e questo vuol dire che la complessità del mio algoritmo è di nuovo n quadro, ovvero sia questi due cicli hanno una complessità identica ai due cicli che abbiamo visto nella slide precedente. Sono più veloci, sicuro. Io prendo un cronometro, alla fine questo programma è più veloce dell'altro perché fa meno iterazioni, però la complessità è la stessa, vuol dire che cresce nello stesso modo. Una delle regole che abbiamo indicato come la regola della somma: se io ho due blocchi che si seguono e devo calcolare qual è la complessità dei vari blocchi, la complessità dei vari blocchi è semplicemente pari alla complessità del blocco più complesso. Quindi se io ho un blocco di complessità o grande di n seguito da un blocco di complessità o grande di n quadro, l'algoritmo risultante ha complessità di o grande di n quadro. Altro esempio della regola che avevamo visto prima, le condizioni, i branch. Se io ho, ad esempio, quando t è pari metto 0 zap e quando t è dispari faccio quel ciclo for, allora la complessità del caso in cui t è dispari è o grande di n, la complessità del caso in cui t è pari, t per 102 vuol dire calcolo il resto della divisione di t per 2, se il resto è 0, allora se il resto è 1 allora esegue il for, se il resto è 0 allora 0 zap. Comunque ho i due rami del ciclo dell'if hanno complessità diverse. Quando io vado a vedere la complessità globale devo andare a prendere la complessità del ramo più complesso, quindi io avrò che l'if ha una complessità o grande di n e l'algoritmo risultante avrà o grande di n per o grande di n come risultato o grande di n quadro. Quindi di nuovo abbiamo un ciclo che ha la stessa complessità di quelli visti in precedenza. Vi faccio notare che i tempi di esecuzione di tutti questi cicli sono man mano sempre più bassi, perché il primo aveva due cicli for da 0 a n, tutte e due, quindi faceva comunque n quadro passi. Il secondo ne fa molti meno, perché il ciclo interno è più corto. Il terzo ha il ciclo interno che viene eseguito la metà delle volte, quindi è di nuovo ancora più veloce, se vogliamo. Nonostante questo, la complessità risultante dell'algoritmo è esattamente la stessa. Allora, consigli. Quando vi trovate davanti un algoritmo, le uniche operazioni che sono interessanti sono le operazioni che richiedono tempo e uno impara a vederle molto velocemente. Quindi uno spezzetta l'algoritmo in dei blocchi che più o meno conosce, cerca di capire quali sono le relazioni fra questi blocchi. Ad esempio, due cicli for uno dentro l'altro, più o meno uno capisce, sa che la complessità è n quadro, eccetera. E una volta che ha ridotto, che ha identificato questi blocchi, vede qual è il più grande, applicando la regola della somma. Se uno è dentro l'altro, calcola, deve usare la regola della moltiplicazione. Butta via tutte le possibili costanti che sono comparse, perché non ci interessano quando facciamo un'analisi di complessità, e prendiamo soltanto il fattore dominante. Allora, con questo abbiamo, fra virgolette, terminato la parte di complessità. Ci sono una serie di cose su cui bisogna fare una grande attenzione. Allora, la prima, l'ho già detta e continuo a ripeterla,
quando noi parliamo di complessità non stiamo parlando di tempo di esecuzione. La complessità non è il tempo di esecuzione. La domanda a cui rispondo quando mi chiedo qual è la complessità di un algoritmo è implicitamente: ma posso applicarlo quando i dati sono tanti tanti? Punto interrogativo. Non è quanto tempo ci metterà, è posso usarlo? Questa è una domanda diversa. Se i dati sono in qualche modo limitati, non è la complessità che mi aiuta a scegliere quale algoritmo utilizzare. La complessità non mi aiuta a dire se un algoritmo è più veloce o più lento. La domanda a cui risponde la complessità è: ho speranze di arrivare alla fine o devo aspettare 31.000 anni prima di trovare il percorso ottimo fra queste 1.000 città? Quindi non stiamo parlando di tempi, ma stiamo parlando di utilizzabilità. Talvolta si usa il termine scalabilità. Il mio algoritmo è scalabile, è ancora in pratica utilizzabile quando il problema cresce come dimensione. Ripeto, questo bisogna stare attenti. Un'altra cosa su cui vale la pena riflettere, fermarci un attimo, è all'inizio, proprio all'inizio di questo gruppo di slide, ho detto che le cose critiche sono da un lato il tempo impiegato dall'umano, dal programmatore, e dall'altra parte l'utilizzo di risorse, tempo e spazio. E poi dopo due o tre slide ho smesso di parlare di spazio e ho parlato soltanto di tempo. Allora, tutto questo lo possiamo fare anche per il tempo. È meno solito, è meno usuale, ma è possibile farlo per il tempo. In alcuni casi è fondamentale farlo per il tempo. Quindi, esattamente come io uso la notazione O grande riferendomi al tempo di esecuzione, così io posso utilizzare la notazione O grande riferendomi alla quantità di memoria necessaria per fare alcune operazioni. Ripeto, la stragrande maggioranza delle volte implicitamente assumo e sto affermando che ho abbastanza memoria e quindi quello che mi interessa è il tempo. In alcuni casi questo non è vero e quindi è anche importante dire che il mio algoritmo ha bisogno di una memoria che è O grande di n cubo, il che vuol dire che magari dopo un po' di tempo non mi basta più l'hard disk, non mi basta più il blocco di hard disk e non mi basta più niente, non posso usarlo. Il terzo punto è quello su cui vale la pena di entrare ancora più in dettaglio, ed è: ma di cosa mi sto trattando? Il caso peggiore, il caso medio o il caso migliore? Allora, ripeto, è importante porsi il problema. Molto spesso questo non ha soluzione, ma la domanda è importante. A cosa sono interessato io? Io sono interessato a un algoritmo che solitamente funziona o sono interessato a un algoritmo che, se tutto va male, comunque riesce a darmi una soluzione? Non solo. Con tutto che la notazione O grande è una notazione, è un limite superiore, talvolta viene usata per il caso medio. Per cui talvolta trovate scritto che nel caso medio la complessità è O grande di. Probabilmente se ci mettessimo a esaminare le parole una a una ci renderemmo conto che questo non è completamente corretto, ma non è importante, non parliamo, il più delle volte non parliamo per dire cose corrette, parliamo per farci capire. E quando io dico che nel caso medio il mio algoritmo ha una complessità che è O grande di n, è perfettamente chiaro che cosa sto dicendo. Con tutto che la complessità O grande di n in teoria vorrebbe dire caso peggiore. Quindi io uso le complessità anche entrando nello specifico di caso migliore, caso medio e caso ottimo. Soprattutto perché talvolta, anzi la maggior parte delle volte, è impossibile riuscire a capire qual è il caso medio. Nel senso che per il caso medio effettivamente io ho bisogno di provare. Mentre il caso ottimo posso anche arrivarci da un punto di vista puramente analitico,
io ho un vettore, lo voglio ordinare, è già ordinato, wow, quello è il caso ottimo. Il caso peggiore, beh, dipende, tipicamente quando è ordinato all'incontrario, e il caso medio, di nuovo, quale sia esattamente il caso medio dipende molto dall'applicazione, da cosa sto facendo, da quante prove devo usare, eccetera. Allora, vediamo alcune classi, cioè proviamo a fare qualche commento qualitativo, non quantitativo, sulle classi di complessità, sulle classi di complessità. Allora, classe 1 o grande di 1, si dice che la mia funzione è costante. Il paradiso, non potrei avere niente di meglio, sono felice. Dal punto di vista della complessità sono felice, perché il tempo che impiega il mio algoritmo non dipende dal numero di dati d'ingresso. Per cui, se sto esaminando la complessità, sono felice. Magari ci mette 6 mesi. Ci mette 6 mesi se io ho un problema di dimensione 2 o 2 miliardi. Quindi 6 mesi sono lunghi. Probabilmente se ho un problema di dimensione 2 non lo uso. Però non ci mette più tempo se non ci mette assolutamente più tempo se l'algoritmo, se il problema è di dimensione del problema, cresce. Logaritmico, beh, sono ancora abbastanza contento. Tipici esempi di problemi logaritmici sono i problemi in cui io in qualche modo riesco a ridurre lo spazio di ricerca. Io riesco ad usare una certa intelligenza per risolvere il mio problema. Allora, se io riesco a farlo, il problema ha una complessità logaritmica e generalmente la cosa mi rende molto contento. Ad esempio, ho tanti numeri, devo trovare il più grande. Come faccio a trovare il più grande fra tanti numeri? Posso confrontarli a 2 a 2, poi confronto a 2 a 2 i campioni, poi confronto a 2 a 2 i più grandi che ho trovato, eccetera, eccetera. Dopo un numero di passi che... Dopo un certo numero di confronti ho il numero più piccolo. Questo è un tipico esempio di algoritmo lineare. La ricerca che abbiamo visto: scorro la mia lista un elemento alla volta, andando avanti un passettino alla volta fino a che non trovo quello che devo trovare. Tipico esempio di algoritmo lineare. Direi che ancora mi va bene, sono ancora contento se la classe di complessità è una di queste. E mi spingo a dire che sono anche contento se il tempo richiesto dal mio algoritmo è n log n. Vedrete in futuro che ci sono svariati algoritmi che hanno una complessità n log n. L'ordinamento è un tipico esempio di algoritmo che, se fatto bene, ha una complessità n log n. Quadratico, inizio a storcere il naso, tutte le volte che ho un ciclo dentro un ciclo, quasi sempre alla fine finisco con una complessità che è quadrata. Cubica, un ciclo dentro un ciclo dentro un ciclo, direi che già mi va piuttosto male. Esponenziale e fattoriale sono classi di complessità che rendono molto in fretta il mio problema intrattabile. Siamo ai 31.000 anni dell'esempio della tabella. Se il problema ha una complessità esponenziale o fattoriale, molto probabilmente, molto in fretta, perdo ogni speranza di risolverlo e devo inventarmi qualche altra cosa. Allora, un esempio di problema esponenziale: se io ho un insieme di oggetti e voglio calcolare tutti i sottoinsiemi di quell'insieme, in qualche modo impiego un tempo esponenziale. Un tempo fattoriale: se io voglio, ad esempio, dato un insieme di oggetti, io calcolo tutte le possibili permutazioni. Se il mio algoritmo è basato sul calcolo di una permutazione, il mio algoritmo è un algoritmo fattoriale. Quando il problema cresce, cambio algoritmo. Cerchiamo di valutare la complessità. Allora, vi ho già detto io che una ricerca lineare, quindi io ho un elenco di valori, li scorro e vado a vedere qual è quello che
quando è che trovo quello che sto cercando, ha una complessità o grande di n. Ma non credo che nessuno di voi usi questa tecnica quando cerca una parola su un vocabolario. Non prendete il vocabolario e iniziate a leggerlo dall'inizio alla fine finché non trovate la parola che stavate cercando. Quello che voi fate solitamente è una versione un po' più furba, ma fondamentalmente è una ricerca dicotomica. Quindi se voi state cercando una parola, aprite il vocabolario, guardate se la parola sta nella metà destra o nella metà sinistra, scegliete una delle due metà, che è la metà in cui contiene la parola, riaprite più o meno a metà di quel pezzo di vocabolario e andate a vedere se la vostra parola sta di qua o di là, eccetera. Allora, se fate le cose esattamente, tagliando esattamente a metà in ogni passaggio, la ricerca si chiama dicotomica. Solitamente un essere umano non fa una ricerca dicotomica cercando una parola su un vocabolario, perché se cerca Zibibbo non apre il vocabolario a metà, lo apre già un po' più verso la fine. Ma il concetto, l'idea di base è quella della ricerca dicotomica. Io prendo un punto e poi vado a vedere se quello che stavo cercando sta di qua o di là e sposto la mia attenzione in una delle due parti. Allora, secondo voi, qual è la complessità di un algoritmo di ricerca dicotomica? Qualche idea? Viene molto bene immaginarsi un albero. Io sono in un certo punto e devo decidere se andare a destra o a sinistra. Se vado a sinistra, controllo la parola e decido se vado a destra o a sinistra. Poi controllo la parola, se, una volta che sono andato, controllo se andare a destra o a sinistra e così via. Finché a un certo punto, partendo dalla radice che è in alto, lentamente cado giù e arrivo a una foglia. Tutte le foglie, l'insieme delle foglie e dei nodi, contengono tutte le parole del mio vocabolario. Però io non le ho esaminate tutte. Io ho fatto un percorso che va dalla radice giù fino a una foglia. Qual è la complessità del mio algoritmo? La complessità è logaritmica. È logaritmica, non ho bisogno di dire logaritmo in base 2, in base 3 o in base e, perché tutti i logaritmi più o meno crescono allo stesso modo. Non sono uguali, ma dal punto di vista della complessità, tutti i logaritmi crescono esattamente allo stesso modo. A questo punto, che avete risposto senza nessuna esitazione alla domanda che vi ho fatto, proviamo a mettere... Cosa c'è da qui? Una slide spuria. Proviamo a mettere, invece di veloce e lenticcio, proviamo a metterci delle complessità in questa tabella, partendo dall'alto. Allora, add element, io aggiungo un elemento. Se vi ricordate la vecchia slide, era verde, verde, veloce, veloce. E qui che complessità ha l'operazione di aggiungo un elemento? Qualche intrepido? Va bene, li mettiamo tutti. Il fatto che non compaiono lentamente uno alla volta vuol dire che in qualche modo potevo prevedere che voi non foste così reattivi in questo momento. Comunque, aggiungo un elemento. È un qualcosa che ha una complessità o grande di 1. O grande di 1 significa che non il tempo che ci metto non dipende da quanti elementi ci sono già nella lista. È vero questo, ma
perché se la lista è implementata con una array list, talvolta aggiungere un elemento significa fare una malloc, spostare, cosa... va bene, ma trascuriamo il problema. Solitamente ha una complessità o grande di 1, sia nel caso della linked list sia nel caso dell'array list. Cancellare un elemento. Abbiamo detto che cancellare un elemento, remove object, implica l'andarselo a trovare. Questo vuol dire che la mia procedura sarà composta da due pezzi. Uno è trova l'oggetto che voglio cancellare, l'altro è rimuovilo. Se la lista è una array list, allora cercare a complessità o grande di n, cancellare a complessità o grande di n, perché devo tirare su tutti gli altri. Se la mia lista è una linked list, trovare a complessità o grande di n e cancellare a complessità costante, perché devo soltanto staccare i puntatori e rimetterli assieme e riannodare la lista togliendo quell'elemento. Complessità generale dell'operazione quant'è? O grande di n. Tra l'altro, se, come mi immagino, è scritta in modo abbastanza ottimizzato, nella remove in realtà io faccio un ciclo solo, perché per un po' di tempo cerco, poi trovo e da lì in avanti tiro indietro gli elementi. Non devo fare due volte un ciclo. Però la complessità di questi dettagli non li guarda, ed è comunque la complessità delle operazioni è o grande di n. Get index, dato un indice. Allora, nel caso dell'array list, la complessità è o grande di 1. Nel caso della linked list è o grande di n. Perché passi in passetto devo fare quel numero di passi per arrivare all'elemento. Stesso analogo ragionamento nel caso della set. Nel caso della set io devo inserire un elemento, per favore... devo inserire un elemento in una data posizione, quindi è o grande di 1 se è un array, ed è o grande di n o grande di n per trovarlo, più o grande di 1 per fare l'inserimento vero e proprio nel caso della linked list. Aggiungere un elemento nel caso della array list, o grande di 1 per aggiungere l'elemento, però devo anche sommarci un'operazione o grande di n per spingere in avanti tutti gli altri elementi. Nel caso della linked list invece io avrò o grande di n arrivare fino lì e poi o grande di 1 l'inserimento, quindi alla fine la complessità è la stessa. Rimuovi di nuovo è o grande di n nel caso dell'array e o grande di n per trovarlo più o grande di 1 nel caso della lista, e poi ho le ricerche che sono sempre o grande di n. Quindi qui potete vedere come tutto sommato la linked list non abbia questi spaventosi vantaggi in termini di complessità rispetto all'array. Quindi il bambinetto aveva cantato vittoria troppo presto, perché anche nella linked list le operazioni che io faccio quando uso la linked list hanno comunque una complessità che è lineare. Allora, a questo punto volevo effettivamente provare a prendere un po' di tempi utilizzando il programma. Allora, la frase che in teoria non c'è differenza fra la teoria e la pratica dovrebbe essere di Albert Einstein, ma non ne sono sicuro, quindi l'ho attribuita al dottor House. A questo punto devo spegnere la lezione, perché sennò questo computer non ha abbastanza potenza di calcolo per fare le prove. Quindi da qui in avanti sono senza registrazione, però metterò online l'unico progetto su cui sto continuando a lavorare in tutte queste lezioni.